disse per dire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Eccetera Laura! Paolo, Paolo. Andiamo a Galleria Sciarra. Andiamo a Galleria Sciarra. E man mano che interveniamo, facciamo l'intervento. Signora, c'è una voglia disperata di sinistra. Disperata perché non se ne può più assolutamente. Noi a Livorno abbiamo perso il comune, dato a 5 Stelle si rischia di essere commissariati. Intanto scusateci, avevamo pensato che il Quirino oltre 800 posti fosse forse un azzardo eccessivo. Invece abbiamo scoperto che era un azzardo troppo piccolo e siamo molto contenti di questa scoperta. Quello che succede in questo paese non va bene. No. Il Partito Democratico ha scelto di andare da un'altra parte, di guardare a destra. E quando dicono a noi, lo diceva Stefano introducendo i lavori, fate il gioco della destra, rispondiamo no. Il gioco della destra lo fa chi fa politiche di destra. Noi abbiamo scelto di chiamarci Sinistra Italiana. Sinistra perché rimane una distinzione fondamentale destra e sinistra, anche all'inizio del XXI secolo. Chi dice che sinistra e destra non valgono più? Chi presenta i partiti della nazione? Chi vuole i partiti piglia tutto? In realtà sta da una parte, e quando non si dice la parte con cui si sta, vuol dire che si sta dalla parte degli interessi più forti. Si copre la collocazione, la rappresentanza degli interessi più forti. Noi dobbiamo costruire una forza di governo, una forza popolare, una forza patriottica, nel senso che vuole bene all'Italia e a quello di più bello che l'Italia ha fatto negli ultimi secoli, che è la Costituzione repubblicana. Noi saremo il partito della Costituzione. Seconda parola d'ordine, onestà. Bravo. Onestà. Per noi Berlinguer non è l'oggetto di un museo, è una lezione sempre attuale, un'eredità che vive. Onestà. E poi generosità, mettersi al servizio, basta con gli individualismi, basta con i leaderismi, viene prima il progetto collettivo e dopo le ambizioni dei singoli. Se faremo questo, se faremo una squadra, se faremo un collettivo, io credo che saremmo molto utili alla sinistra, al lavoro, ma anche all'Italia. Buon lavoro a tutti. C'è vita oltre il PD, pare che ci sia vita, questa piazza lo dimostra, improvvisata. È la vita, fuori dal PD è la vita, il PD è la morte. La sinistra c'è già, lo sta facendo vedere. Qua è lungo. E Renzi? No, torniamo dentro. Renzi chi? Renzi chi? Il governo non c'è il centro-sinistra, non c'è la sinistra? No.